Unirsi per combattere il pericolo sovranista. Sarebbe questa, stando alle parole del sindaco Giorgio Del Ghingaro, l'unica motivazione che lo ha spinto ad aderire al manifesto europeista dell'ex ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda. Una nuova coalizione nata proprio in realtà in vista delle elezioni europee, ma il primo cittadino di Viareggio nega l'idea che questa operazione, politica fino a prova contraria, sia funzionale ai prossimi appuntamenti elettorali. Le europee di maggio, ma anche le amministrative del 2020. No, nulla di tutto questo, né per le europee né per le amministrative del 2020. Ho aderito perché sono un convinto europeista e ritengo che questi movimenti sovranisti di fatto interrompano un percorso virtuoso che aveva fatto l'Europa. Naturalmente un percorso parziale, perché è un percorso prevalentemente economico monetario e quindi come dire, doveva avviarsi necessariamente anche un percorso più forte a livello politico. Il manifesto di Calenda mi è sembrato che vada in questo senso e quindi un riaffermare dei valori dell'unità degli stati europei, e è per questo che ho aderito. Non ci sono diciamo, elementi di strumentalizzazione localistica rispetto a questa mia adesione. Il listone unico di salvezza nazionale non sarà, secondo quanto dichiarato da Calenda, il PD sotto altre forme, ma ne porterà comunque anche il logo. Fatto questo irrilevante per il sindaco Giorgio Del Ghingaro, ex PD candidatosi con una lista civica nel 2015 contro lo stesso Partito Democratico. Questo non lo so, è come dire, non tocca assolutamente a me dire questo. Io dico, sto parlando di forze progressiste. Le forze progressiste naturalmente partono anche dal Partito Democratico, ma non solo il Partito Democratico.